Ciao ragazzi, buonasera e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi parleremo di mimetismo e basta di mimetismo. Facciamo un'altra, subito così. Ciao ragazzi, bentrovati sul nostro canale. Oggi parleremo di mimetismo, un argomento molto caro a noi fotografi naturalisti. E basta pure questo, un altro intro che è andato. Facciamo ancora un'altra perché così Attila Fai si diverte. meno mucciaccio. Ciao, oggi faremo con la colla vinilica. Ciao ragazzi, bentrovati sul nostro canale. Oggi parleremo di mimetismo, cioè quella cosa che ci permette di fotografare animali in libertà senza essere mutati. Ragazzi, come potrete notare, il nostro set è ancora bello scarno, però stiamo lavorando per trasformarlo nella nostra base operativa, dalla quale nasceranno un sacco di nuovi progetti. Oggi parleremo di mimetismo, ovvero la capacità di camuffarci nell'ambiente naturale senza rompere con la fauna selvatica che vogliamo andare a riprendere. Come tanti di voi, abbiamo iniziato utilizzando dei vestiti mimetici. Questo, per esempio, è un pile acquistato da Decathlon ad un prezzo abbordabile e devo dire che tiene anche molto caldo. Ma mi sono reso conto, ci siamo resi conto con il tempo e anche con l'esperienza, che non è solo questo che ci aiuta ad ottenere dei buoni scatti. Quindi facciamo un passo indietro. Per preparare le nostre uscite fotografiche, le nostre sessioni di ripresa, noi innanzitutto dobbiamo conoscere l'ambiente in cui dobbiamo andare a fare queste riprese, l'ambiente frequentato dalla fauna che vogliamo riprendere. Questo comporta dei momenti di studio, comporta un'attenta preparazione, sia perché, come tanti di voi sapranno, le riprese migliori, le immagini migliori si ottengono dall'alba per 2 ore e da 2 ore prima del tramonto fino al tramonto, ovviamente. E quindi dobbiamo conoscere esattamente il tempo che ci mettiamo per arrivare dal punto di partenza al punto in cui dobbiamo realizzare i nostri scatti. Dobbiamo conoscere quindi bene il territorio, dobbiamo conoscere anche le abitudini degli animali, della fauna che vogliamo andare a riprendere. E questo, come vi dicevo prima, si ottiene solamente attraverso uno studio, un'osservazione dell'ambiente circostante degli animali che vogliamo riprendere. Detto questo, vi spiegherò noi quale tecnica utilizziamo di mimetismo per realizzare le nostre fotografie e le nostre riprese video. Come tanti di voi sapranno, c'è la possibilità di realizzare delle fotografie, per esempio da capanni fissi, che possiamo trovare tante volte in delle zone, in delle riserve naturali, in degli ambienti protetti. Poi c'è la possibilità di crearcene uno noi di capanno fisso, magari in un nostro terreno, un terreno del nostro amico conoscente che potrebbe mettercelo a disposizione. Potremmo scattare fotografie da capanni mobili. Capanni mobili sono quei capanni che si montano velocemente tipo tende con un disegno mimetico e che potrebbero però influire con il loro peso sul nostro zaino. Allora, una delle soluzioni che troviamo comoda noi è l'utilizzo di questa grande rete mimetica. Questa qui è di derivazione militare, è double face, quindi da una parte è di colore verde, dall'altra è di colore marrone, e la possiamo arricchire tranquillamente con delle fratte, con della vegetazione, ovviamente senza disboscare il posto in cui ci troviamo, con della vegetazione del posto. Ma devo dire che risulta molto molto comoda e utile. Detto questo, passiamo a uno degli accessori che reputo più interessanti nel nostro corredo, nella nostra dotazione. Questo qui è un telo mimetico con disegni ovviamente mimetici, realistici, realizzato appositamente per l'osservazione e la ripresa della fauna selvatica. È un prodotto della Wildlife Watching Supplies. Vi lasceremo il link qui sotto anche di questo prodotto. È comodissimo. Perché? Perché, come avete potuto vedere quando l'ho preso, è compatto, è leggero, però allo stesso tempo
ha un disegno così realistico e così ben definito che sarà veramente difficile vedervi attraverso questo telo. Come potete vedere, adesso non so se attraverso il video si riesce, questa zona qui è questa parte qui è la parte in cui infileremo la nostra capoccetta. Dopodiché, essendo stato ideato apposta per la fotografia naturalistica e quindi la ripresa in natura di soggetti, ha questa forma che ci consente, forse se mi allontano un po' meglio, ha questa forma che ci consente di inserire, appunto, qui andrà la nostra testa, possiamo inserire il nostro treppiedi, più o meno qui, e il nostro teleobiettivo uscirà esattamente da questa da questo lembo di tessuto realizzato apposta con un velcro che ci consentirà di richiudere esattamente attorno alla nostra lente questo accessorio. Allora, è importantissimo però tenere presente anche altre cose. Devo dire che questo è uno dei compagni di escursione e di fotografia che ci portiamo più spesso dietro. Ovviamente il tessuto è molto leggero, quindi una precauzione di utilizzo sarebbe quella di non mettersi sotto questo telo esattamente contro luce, perché senza nulla dietro, perché gli animali potrebbero comunque notare la nostra silhouette e potrebbero insospettirsi. È importante che voi riusciate a trovare magari un cespuglio, magari una roccia, una sporgenza naturale sotto la quale mettervi con questo. Insieme a questo qui noi ci portiamo spesso anche una seggiolina, perché tante volte non è possibile, questa qui è molto leggera e tante volte non ce n'è bisogno, ma se effettivamente il posto non ci consente di trovare una sporgenza di roccia o comunque un posto sul quale appoggiarci, abbiamo bisogno di stare rialzati per un'esigenza, per mantenere comunque l'obiettivo ad una certa altezza, questo treppiedino fatto a seggiolina penso sia molto comodo. Se non sbaglio, anche questo sì, dalla marca, l'ho acquistato da Decathlon. Un'altra cosa importante da tenere sempre a mente è che comunque gli animali hanno un forte senso dell'olfatto sviluppato, e questo vuol dire che se noi troviamo delle condizioni meteorologiche o comunque delle condizioni di vento che non sono dalla nostra parte, rischiamo di farci sgamare molto facilmente. Che vuol dire? Vuol dire che sarebbe l'ideale metterci controvento. In questa maniera noi abbiamo il nostro soggetto qui, noi ci mettiamo da questa parte a fotografarlo, il vento tira verso di noi, quindi noi riceviamo l'odore dell'animale ma l'animale non sente il nostro odore, e tante volte questa condizione riesce a permetterci anche di far sì che gli animali non sentano il click dello scatto della nostra macchina fotografica e non si insospettiscano appunto di nulla. Detto questo, ci sono anche altre tecniche. Questo qui è una copertura realizzata dal nostro caro Andrea per il suo 7300 attraverso il riciclo creativo di un pantalone che ormai era diventato obsoleto perché non era messo più tanto bene, è riuscito a crearsi questa tasca in cui appunto alloggiare il suo 7300 e devo dire che potrebbe essere anche questo abbastanza utile. Sempre sul sito Wildlife Watching Supplies è possibile per esempio acquistare anche delle coperture in neoprene per i nostri obiettivi. Devo dire che è una soluzione che noi, eccezione fatta per dei rari casi come questo, non utilizziamo, perché avendo a nostra disposizione questo telo,
copriamo completamente la nostra attrezzatura, copriamo noi, e quindi ci possiamo anche magari permettere di andare in escursione con dei vestiti tecnici e non necessariamente con dei vestiti mimetici. Oltre ad essere completamente coperti ed essere completamente mimetizzati attraverso il nostro amico qui a fianco, di cui vi ripeto vi lasceremo il link qui sotto, bisogna avere anche un certo tipo di preparazione e delle condizioni meteo favorevoli. Detto ciò, io spero che il nostro video vi sia d'aiuto. Se avete dei commenti o delle domande, fateli qui sotto, come allo stesso modo vi lasciamo il nostro collegamento Facebook, vi lasciamo il nostro collegamento Instagram, e quindi non lo so, se vi è piaciuto condividete e parlate agli amici di noi, così che possiamo crescere e possa crescere il nostro canale. Grazie! Ciao ragazzi, bentrovati sul nostro canale. Oggi io metto in mano, non lo so. Ciao ragazzi, bentrovati sul nostro canale. Sta zanzare. Rifacciamo. Perfetti, sono a posto. Ecco qua, perfetto.